Dunque, il senso del libro sta nel titolo, perché amor perduto è Dio. E il fatto che possa esserci questa vertiginosa possibilità di perdere l'amore, cioè di perdere tutto, è quello che rende drammatica, ma anche grandiosa l'avventura della vita. Significa che ogni atto della vita umana è decisivo e porta con sé un sì o un no all'eternità. Questa è la grande serietà con cui Dio guarda alla nostra vita. Noi siamo spesso abituati a guardarla in maniera, diciamo, nichilista, no? Considerandoci, non so, considerando noi stessi, no? Inutili, la nostra vita, anche le nostre cose quotidiane, come cose trascurabili, inutili, che non stanno sotto lo sguardo di nessuno, no? Che non sono amate da nessuno. Mentre questo grandissimo poema di Dante ci viene a ricordare che ogni respiro, ogni nostro respiro, ogni palpito del nostro cuore è sotto lo sguardo di un padre amoroso che si strugge di amore per noi e che ci vuole a sé, e che però noi abbiamo la possibilità di rifiutare e di perdere per sempre. Amor perduto, voi sapete, la Divina Commedia è un libro di 100 canti. Quindi, diciamo, anche la simbologia numerica nella Divina Commedia è profondamente ricca e importante, cioè contiene l'unità dell'opera e la trinità delle cantiche, no? Quindi già in sé, diciamo, come struttura del libro, parla e indica una delle fondamentali verità della fede, cioè l'unità e la trinità di Dio. E dentro l'amore trinitario si svolge tutta la vicenda di Dante, tutta la vicenda umana. Dante lo rappresenta metricamente con la terza rima, no? Che rappresenta lo scorrere del tempo abbracciato dalla Trinità, che è l'origine e il destino verso cui andiamo, però con questa, appunto, con questo vertiginoso punto di fuga per cui l'uomo è l'unica realtà, per quanto piccola, dell'universo che può sottrarsi alla volontà di Dio. Non può sottrarsi alla volontà di Dio nulla nell'universo, nelle costellazioni, nulla, è soltanto questa minuscola entità, diciamo, che è l'uomo, davanti a questo piccolissimo, trascurabile essere. Dio ha come fermato la sua onnipotenza, perché aspetta e desidera il suo amore e il suo sì. Quindi non ci salverà mai a dispetto nostro, ma sempre soltanto col nostro sì. Per quello è importante la questione dell'inferno, penso la predicazione sull'inferno, perché esalta la nostra libertà. Non parla della crudeltà di Dio, ma parla della vertiginosa libertà che l'uomo ha di rifiutare Dio. Devo dire che il libro l'ho scritto, per la verità, ho cominciato anni fa per un motivo molto contingente, che era il fatto che mio figlio più piccolo iniziava la terza liceo, e quindi volevo raccontargli il mio amore per Dante, che per me ai miei 18 anni è stato decisivo anche proprio per il mio cammino cristiano. Poi però mi ci è voluto molto tempo, per cui adesso mio figlio fa il secondo anno di università e il libro esce dopo anni. Però l'attualità permane, anche perché poi gli eventi, diciamo, sono gli eventi anche che caricano di attualità un libro così, perché sai, è successo a settembre, mentre stava per uscire il libro, che mi è arrivata una lettera di Monsignor Becciu, sostituto della segreteria di Stato, quindi braccio destro di Papa Francesco, il quale con me, molto gentilmente, molto garbatamente, abbiamo un buon rapporto personale, con me protestava perché avevo fatto un articolo in cui mettevo in luce alcune dissociazioni fra il cardinale segretario di Stato, cardinale Parolin, e Papa Bergoglio, no? Sulla questione dell'immigrazione e sulla questione dei dubbi e della correzio filialis, no? Che ha due posizioni diverse, ma era una cosa sotto gli occhi di tutti. Monsignor Becciu ha ritenuto, che non interviene mai sulla stampa, ha ritenuto di fare una lettera in cui smentisce che ci sia stato questo dissidio, no? Troppo onore. Siccome di lì a poco è uscito un editoriale di Eugenio Scalfari, in cui sulla prima pagina di Repubblica attribuiva a Papa Francesco l'idea che non si va all'inferno, ma che nel caso di rifiuto di Dio semplicemente viene tolto l'essere alle anime, no? Io poi mi sono permesso di far arrivare un bigliettino a Monsignor Becciu dicendogli forse era consigliabile per lei smentire quella cosa, che è leggermente più grave.
no? E a me, io continuo a trovare pazzesco, pazzesco, che sulla prima pagina di un grande quotidiano una persona che a quanto pare gode dell'amicizia e della confidenza del Papa possa attribuirgli idee che sono fuori dalla dottrina cattolica senza che in Vaticano nessuno dica ah. Io trovo che questa sia una cosa surreale, soprattutto su una verità di fede come questa, perché un'idea così nega l'immortalità dell'anima e nega l'esistenza dell'inferno di cui Gesù nel Vangelo parla una ventina di volte, no? Là sarà pianto e stridor di denti. Quindi, diciamo, paradossalmente poi ci pensa l'attualità a rendere, ci pensa la cronaca a rendere attuale un capolavoro come quello di Dante, che costruisce una cattedrale di luce, una cattedrale di versi sulla dottrina cattolica, ma la costruisce con una sapienza stilistica e poetica che veramente ne fa al tempo stesso lo zenith, il punto d'arrivo di tutta la poesia classica e di tutta la cultura classica, come lui voleva essere effettivamente, e il vertice assoluto della poesia sacra e della poesia cristiana, che credo, secondo me, sebbene abbia meritato addirittura encicliche di papi, Dante è stato celebrato dalla Chiesa in una maniera che è assolutamente unica, tuttavia io credo che noi ce lo siamo fatti scappare, diciamo, cioè, noi come cattolici, noi come Chiesa abbiamo dimenticato un capolavoro assoluto che anche dal punto di vista catechetico e dal punto di vista dell'evangelizzazione sarebbe invece preziosissimo e importantissimo. È paradossale che lo esaltino, non voglio citare ovviamente Roberto Benigni, che ne fa un po' la sua spalla comica, e insomma credo che Dante meriti qualcosa di più. Ma per farvi un esempio, leggevo un passo di Giuseppe Antonio Borgese, che è un intellettuale laico di inizio del Novecento, critico letterario ma non solo, è stato anche politico, che scrive testualmente, è un laico, non è un cattolico: l'Italia non fu fatta dal re o capitano, essa fu la creatura di un poeta, Dante. Non è un'esagerazione dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per Israele. Ora, sicuramente è un'esagerazione, è un'iperbole, però che contiene delle verità profondissime. Voi sapete che la lingua che parliamo ha come canone, ed è un caso unico nella storia dei popoli, ha come canone il poema sacro, la Divina Commedia. Io ho intervistato un paio di volte il professor Ignazio Baldelli, che ha insegnato per tanti anni qui alla Sapienza a Roma letteratura italiana, e lui insisteva a sottolineare questa cosa straordinaria, cioè che la nostra lingua ha come canone linguistico un poema, che è un poema d'amore nel senso più sublime del termine, no? Un poema che canta l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ed è straordinario perché Dante così si colloca in maniera grandiosa a proposito di radici cristiane, no? E, come dire, nelle fondamenta delle nostre radici cristiane e della nostra radice di identità nazionale, la nostra identità nazionale. Sono così intrise la nostra identità cattolica, la nostra identità italiana, che basti appunto pensare che il primo documento letterario che abbiamo in lingua italiana, di cui conosciamo l'autore, è il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. E il canone della nostra lingua è appunto il poema sacro. È una cosa non inventata nell'Ottocento dal Manzoni. Dante aveva perfettamente la coscienza, quando ha scritto il poema sacro, di fondare la legittimità poetica, letteraria, filosofica e teologica della lingua italiana, del volgare italiano. È una cosa che ha spiegato nel Convivio e nel De Vulgare Eloquentia. E quindi, diciamo, con la coscienza che lui aveva della storia del nostro popolo e della nostra identità nazionale, possiamo dire che veramente la frase di Borgese non è poi così esagerata, così campata per aria. Per questo penso che sia terribile che Dante stia progressivamente sparendo dalla scuola, no? Perché la scuola anche laica, disantisiana, gentiliana e crociana, aveva questa coscienza illustrata dal Borgese, no? del fondamento di Dante per la nostra cultura nazionale, per la nostra identità nazionale.
dopo il 68 si è perso completamente questa consapevolezza, diciamo, di una storia, e sono rimasti alcuni frammenti. E quello che rimane di Dante della scuola sono come le rovine romane, no? Di un arco, no? Un pezzetto di acquedotto e quattro pietre, no? Soprattutto quello che si perde è la natura di viaggio della Divina Commedia. Il viaggio è la grande metafora della conversione, per cui perdere la nozione di viaggio, cioè del partire da un punto e arrivare a un altro, vuol dire perdere il senso del poema sacro. Ognuno di noi, infatti, della Divina Commedia ha una memoria per episodi, no? Quei due o tre canti che ha studiato a scuola, no? Paolo e Francesca a terza, il canto di San Francesco a quinta, non so, Sordello a quarta, no? Ma non si ha la cognizione del viaggio. Il viaggio è il segreto di tutto. Dante comincia nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. Gianfranco Contini spiegava che già in questo nostra e mi sta, diciamo, un messaggio che Dante ci manda, no? Il protagonista del poema è Everyman, ognuno di noi. E il protagonista, il punto di partenza, è un punto di partenza esistenzialmente drammatico, perché è una condizione di spavento, di solitudine, di buio, di paura, di un uomo che si sente braccato, di un uomo che sente di aver fallito. È una condizione di infelicità ed è, diciamo, i primi versi di Dante sono, diciamo, estremamente contemporanei, perché la condizione umana è sempre così, è una condizione infelice, no? Di cosa è conseguenza questa condizione? Dante non ci dà dei particolari sulla sua situazione biografica, non fa riferimenti particolari, parla della vita come una fuga in una foresta oscura, dandoci la percezione di parlare della vita di tutti noi. Poi, subito dopo, descrive l'intuizione, la visione di un colle illuminato. Quello che scrive è infatti un poeta cristiano, quindi ha la percezione di Dio, la concezione di Dio, si ricorda della presenza di Dio, no? E quindi descrive il suo tentativo di uscire dalla foresta oscura per raggiungere questa cosa che c'era nella sua memoria, anche questo è estremamente moderno, no? La condizione di tantissimi cristiani oggi è quella di battezzati, che sono stati anche cresimati, no? Che sanno di essere cristiani, ma in cui il cristianesimo è, come dire, un retropensiero, magari rituale due volte all'anno, no? E lì Dante, attenzione perché il primo canto è fantastico, perché è molto moderno anche per quanto riguarda la Chiesa, dopo spiegherò perché. Lì Dante si scontra con le tre fiere che gli impediscono di salire il colle, che è principio e cagione di tutta gioia, e le fiere sono il suo connaturato limite, il limite connaturato alla sua natura umana ferita. Quindi la condizione di infelicità, diciamo, che può essere una condizione storica, normale, biografica di Dante e di ciascuno di noi, in realtà ha come causa profonda una condizione umana originaria, che è ferita all'origine, che è impossibilitata all'origine di cogliere la felicità, e cioè il peccato originale. Questo è il primo punto, che senza il quale non si spiega nulla e senza il quale cade tutto. Questo infatti è uno dei veri punti di crisi della Chiesa attuale, che, in cui, diciamo, voglio parlare di Chiesa, parliamo del ceto ecclesiastico, essendo sostanzialmente imbevuto di ranierismo, ha dimenticato il peccato originale, e dimenticando il peccato originale si perde quello che Peggy chiamava il meccanismo della salvezza, perché se non c'è il peccato originale non c'è motivo per cui Dio si faccia uomo e venga a morire qua giù da miserabile come uno schiavo, no? A morire di una morte così ignominiosa, no? Per provocare un evento di questo tipo deve esserci una catastrofe all'origine, come dire, che renda la condizione umana disperata, disperata.